Buon pomeriggio, sono Flora. Oggi preparo gli spaghetti alla carbonara con mezzo chilo di pasta, ovviamente noi siamo in 5, e 100 grammi ciascuno, un uovo intero e due tuorli. Gli ho messo un po' di panna, mezzo litro di acqua e la pancetta che adesso sto facendo sfriggigolare. Aspetto che friggola e posso buttare la pasta. Questa è la quadrata, la Black Diamond, la 28, con il coperchio ovviamente. C'è lo Smart Dynamic. Questa è la padella. Adesso ho messo fiamma alta per poter far alzare la calottina. Aspettiamo un attimo. Ecco. Sta sfriggigolando. È una bella capienza, va anche 600 grammi di pasta. Niente, adesso li metto gli spaghetti. Li metto l'acqua, su ogni 100 grammi di pasta va 100 di acqua. Li metto un po' di sale. Io uso il sale doppio, ovviamente. Il coperchio e aspetto che la calotta si alza. Da quando si alza la calotta dobbiamo contare quanti minuti ci sono sulla pasta. Se sono 8 minuti con lo Smart Dynamic ovviamente non mettiamo 8 minuti, ne mettiamo 5 perché i 3 minuti li facciamo andare in autocottura. Adesso aggiungo anche un po' di pepe. Se c'è bisogno dell'acqua quando alziamo il coperchio, ovviamente dalla calottina possiamo aggiungere ovviamente l'acqua così, senza alzare il coperchio, ovviamente. La fiamma l'ho messa prima alta, non si è ancora alzata del tutto la calotta. Praticamente in 10 minuti possiamo fare un primo, soprattutto per le donne che lavorano, che sappiamo che andiamo sempre di corsa, veloci. E sinceramente io mi trovo bene con queste pentole e lo consiglio a tutti quanti. Oh, qui è quasi finito, ovviamente. Io li aggiungo, ho detto, un uovo, due tuorli, un po' di formaggio e ho messo la panna. Adesso la vado a mettere dentro. Ho messo anche un po' di un cucchiaio di formaggio. Vado a girarlo.
Gli aggiungo un altro poco di pepe. Ripeto, questa è la Black Diamond, la 28, quella che è in offerta. Adesso chiudo qualche minuto, ovviamente si è abbassata la calotta perché comunque ho alzato il coperchio. È andato in autocottura. A me piace molto la panna e uso quella. Ovviamente io lo faccio alla barese. Li metto un po' di pancetta, vi faccio un'altra spruzzatina di pepe. E questa sono io. Buon pranzo a tutti. Grazie e buon appetito.